Ecco, siamo pronti. Avvia il viaggio numero 3. Sì. Messaggini per terra sono tutti tutorial del gioco che sono qui dalla prima volta. Fare adesso ad ogni nuova run dovrebbe aumentare del 7% quanto duro colpiscono o quanti punti ferita hanno i mostri, cose del genere. Ovviamente aumenta anche le armi che danno, ma non intendo levellare in questa run. Quindi non le potrò usare per scattare, ma ci comprerò cose che non mi servono perché ho più o meno già quelle che non mi servono, però ci farò altre varianti delle stesse armi, così robe inutili. I fantasmini sono altre persone che stanno giocando in parallelo. Proviamo un po'. Mi ricorda che potrei anche lanciarmi questo per sicurezza. Oh, e ora se anche muoio non mi faccio niente, risuscito. Ora in questa run non so dove sono le versioni più due degli anelli, che compaiono solo al terzo giro. Questa era una più uno che compariva già dalla run più uno, cioè dopo aver finito il gioco una volta. Ovviamente ci sono le guide con tutti gli anelli più due, ma non ci voglio guardare, almeno per ora. Ma li devo trovare tutti se voglio platinare sto gioco. Guarderemo un po' dappertutto, cercheremo di capire dove dover andare. Ho la brace accesa, che non è per fare dire che posso essere invaso da altri giocatori. Vediamo se arriveranno. Posso anche nel caso essere evocato in automatico nei mondi di altri giocatori per il patto che ho scelto. Saltare. C'è il primo boss del gioco.
Però prima andiamo a vedere se di là c'è qualcosina che una volta non c'era ma adesso c'è. Posso andare a un'oria perché appunto in location dove prima non c'era niente magari adesso ci sono sti maledetti anelli più due. Quindi non mi ricordo precisamente. No no no. Cosa stai facendo? Cerchiamo di non crepare male, vediamo un po'. Ah, sì. Questo era il primo boss, un po' tutorial del gioco, tutorial non la prima volta che lo fai ovviamente, ma dopo sì, onestamente, soprattutto perché tutti i livelli delle run precedenti e finisce qui la prima parte.